Matchmaking a fanculo proprio, grande Airez, grande. Salve a tutti ragazzi, bentornati sul canale Aliens Gamers, qui è Alexen Paladins Go to Grandmaster con il nostro buon caro Beric, la nostra sempre buon cara Tinkerin. Vediamo un po' come va. Come avete visto già dall'anticipo, il matchmaking è proprio a fanculo completamente. Un Ashe 123, madonna. Anche se non è detto, perché se vi ricordate avevamo contro una Ing 627. Vediamo un po' come va. So solamente che ho un Nando 14, una Tyra 17, una Furia 12. L'unica è buona è Sky, che è livello 71. Vediamo un po' come va. Speriamo un bene. 3, 2, 1. È muto perché non ho voglia di sentire russi e company. Perché la vedo male? Fa! Infatti ci metto anch'io, eh! Ok, chi was holding W? Grande matchmaking, grazie matchmaking, ti ringrazio. Ti ringrazio matchmaking. È un grande. Io questa ve la metto perché vi faccio capire come il matchmaking in questo gioco delle volte ti fa andare a fanculo pesantissimo. Dovrei andare al centro, ma non posso. Se vinco Vesta veramente ma la vedo dura. Va. La Willow che campera lì sopra. Forse c'è andata di culo al primo Ink, eh? Io sono scarso con Bari, che è livello 14, ok. Un ride Nando, un ride. Per cortesia non ridere. Sorella. Ciao Fernando. Enemy killing spree. Dai, Willow. Madonna mia, Sky, che cosa stai combinando? E io vado a cazzo duro. Willow, ma è scassato la minchia. Ma è un'amicizia, eh. Perché Fernando, me lo vuoi spiegare? Sempre un'amicizia. Merda, con un mortissimo. Andiamo di così, ma... Cioè, Willow, te stai camperata lì, bel gioco, belle skill, complimenti. Visto gente giocare Willow molto meglio di te.
Poi non colgo un po' comodo, è diverso. Non già morto, qua. Cade punta su Will. C'è poco da fa. Questo si chiama collina. Collina. Perché? Perché devi essere di chiamarti così? Quello è un dito al culo proprio. Capture point spawning in 15 seconds. Rompi pure gli scudi? C'è il breaker, Willow, davvero? Focussa solo Willow, Sky, focussa solo Willow, anche se andiamo a perdere, no, che schifo. Beric! Aspetta, perché ora vengo a prendere quella maiala. Speravi, eh? Ti speravi? Enemy killing spree. Fanculo, vai. Meno male abbiamo la buona Sky. Meno male. No, ora che mi sto ricaricando la vita col cazzo. Questo cos'è? Ma... ok. Che è asciutta e fermata. No! Spiegatemelo perché non l'ho capita. Sembrava fare... era... boh, dal matchmaking sembrava uno schifo. Spiegatemela, io... alzo le mani. Poi magari si perde, eh. Quella non... non lo metto affatto in dubbio, andiamo così. Sì. Tranquillo, Barry. Forse mi ci voleva un moral boost, perché 56%.
5, 4, 3, 2, 1. Ha pensato al breaker, cioè 15-2, ma neanche. Non sono neanche facendo male. Di no. Ok, ci pensa lei, ci pensa Sky. Sky è mostruosa. Sky è mostruosa, non ho parole. Io voglio vedere quanto ha fatto, che partita ha fatto Sky, perché era partita a livello 100 e passa, non Ash. C'avevo un gruppo del Kaiser. Voglio vedere le statistiche, sono curioso, ma molto curioso, perché non me la sarei mai aspettata una partita del genere. Avevo una buona Sky, dai. Ho fatto quadra. Eh sì. Tyler ha fatto il suo lavoro, ma una Sky di un'altra categoria. Una Seris che non ha fatto nulla, perché c'era una buona Sky. Però secondo me hanno sbagliato anche pick, perché cioè non puoi prendere Illuminate e Kill Twill così. Questo ha preso Bulldozer, per cosa? Per me? Non aveva minimamente senso. Non aveva fottutamente senso. Ora Barik non so se è messo in modo molto OP, però Willow è un dito al culo e si sa, infatti ha fatto quello che ha fatto. Miv ha fatto il suo lavoro, però Cauterize, diciamo che ci sono stati degli errori che hanno condizionato la partita, secondo me. Poi mi sbaglierò, eh. Però meglio per noi, oh. Che vi devo dire? Io pensavo di perderla sicuro, vedendo un Ash del genere, di livelli, in confronto ai livelli miei e quelli che avevo contro. Non dico niente, ha giocato a Sky da sola, dai, c'è poco da fare. Comunque, vabbè, io vi faccio vedere prima il deck, che è Tinkerin, con questo deck qua. Io direi, ragazzi, che l'appuntamento di oggi può finire qui. Ci si vede con il prossimo episodio del Go to Grandmaster. Alla prossima.